parlo in particolar modo alle studentesse, alle mie studentesse, ai pochi studenti del corso di laurea in scienza della formazione primaria. Questa, lo dico a beneficio degli altri, sarebbe la lezione di pedagogia del corpo, però oggi, come avrete intuito, di come del resto siete abituati, insomma, c'è un cambiamento di programma molto gradito. Siamo tutti un po' emozionati perché nella giornata di oggi, in questa lezione, parleremo, ricorderemo un maestro, Giuseppe Contremoli, che oggi, come avrete letto, oggi avrebbe compiuto 59 anni, nel senso che Giuseppe ci ha lasciati prematuramente, appunto una decina d'anni fa, e abbiamo deciso il giorno del suo compleanno oggi di ricordarlo, soprattutto di farlo conoscere a voi, per i giovani di noi che non avete avuto la possibilità di conoscerlo. La scuola è un luogo di incontri, fondamentalmente, di relazioni. Si possono fare degli incontri fortunati e degli incontri meno fortunati. E i ragazzi che vedete lì nell'angolo sono degli ex bambini allievi di Giuseppe Contremoli, che hanno voluto essere oggi qui a raccontarci cosa significa appunto incontrare un maestro come lui. Ma ci sono poi degli altri ospiti, li potete riconoscere dal colore della barba e dei capelli simili alla mia. Sono amici, colleghi di lavoro di Giuseppe Contremoli che ci porteranno una testimonianza. La giornata, cioè la lezione, che poi più lezione non è evidentemente, è del tutto improvvisata, un gruppo di amici che si è messo insieme per dare vita a questo momento, quindi la regia sarà abbastanza, il montaggio saranno abbastanza imperfetti, l'emozione da parte di molti sarà inevitabilmente presente, ma tutto questo ha molto a che vedere con la pedagogia del corpo, e quindi io a questo punto mi faccio in disparte, ho fatto gli onori di casa. Dov'è Lia? Sei già nascosta, no? Allora, Lia sacerdote, che è la moglie di Giuseppe Contremoli, la compagna di una vita, la mamma del figlio di suo figlio, che è anche con noi Giacomo, e che farà un po', presenterà gli ospiti che oggi ci racconteranno che cosa significa essere un maestro, che io spero tutti voi vi piacciano.